Eccoci qui allora, un'altra giornata insieme a Milanello. Buona giornata a tutti, buongiorno a tutti gli amici di Milanello. Ne manca qualche decina per arrivare a 700, a 7000, scusate, cerchiamo di arrivarci oggi, mi raccomando. Ve lo dico subito, oggi diretta solitaria del nostro avvocato del diavolo Emiliano Nitti intorno alle ore 17, quindi mi raccomando, fissate l'appuntamento sulla vostra agenda e potete fare le vostre domande, l'avvocato risponderà, questione societaria, campo, politica, ovviamente riferimento al mondo del calcio del Milan e calciomercato. Se non l'avete ancora fatto vi ricordo di iscrivervi cliccando qui, attivare la campanella, i già iscritti devono controllare, se non hanno attivato la campanella non arrivano le notifiche e così rischiano di perdere qualche video. Noi pubblichiamo video tutti i giorni, come sapete, almeno uno se non due, barra tre. Allora, oggi vorrei affrontare con voi quello che sta succedendo, perché sta succedendo un po' di tutto. Arriviamo poi al discorso calciomercato e budget. Prima però partirei dall'attualità che è caldissima, con tante polemiche. Ieri, come sapete, c'è stato l'incontro, il tavolo tra il ministro dello sport Spadafora e le varie componenti. Il calcio riprende, il campionato dovrebbe riprendere appunto il 20 di giugno, cioè riprenderà il 20 di giugno, salvo novità di giornata, che poi ovviamente vi racconteremo, e si parte con il 13 la Coppa Italia, semifinale di ritorno, quindi il Milan gioca contro la Juventus, il Napoli contro la seconda squadra di Milano, e poi c'è la finale qualche giorno dopo, 3-4 giorni dopo. Ora, si sta scatenando un vero e proprio putiferio. Il presidente del Milan, Scaroni, ha parlato ieri all'Ansa, ha detto non si può ripartire giocandosi dopo un periodo di inattività di 3 mesi un obiettivo così importante di fatto in 3 giorni. Cosa che dal punto di vista sportivo può essere condivisibile, dall'altra parte però si è trovata la quadra e quindi in questo momento qualsiasi scelta per forza di cose scontenta qualcuno. Adesso vi dico la mia perché non sono d'accordo col presidente del Milan Scaroni, che si è parlato evidentemente questa volta, a differenza della famosa situazione sui positivi, ha condiviso il contenuto con Gazidis, che è insomma il plenipotenziario ora alla AC Milan. Quindi secondo lui non è giusto partire con la Coppa Italia. Dicevamo condivisibile dal punto di vista sportivo. Oggi ci sarà un nuovo incontro in Lega e si preannuncia insomma qualche ora bollente, perché tutti diranno la propria, ognuno cercherà di tirare acqua al proprio mulino e vedremo poi chi la spunterà. Il Milan non ha in questo momento un peso politico notevole in Lega, ecco, per usare un eufemismo. Detto questo, va aggiunto che, prima di dirvi la mia, però voglio capire se siete d'accordo oppure no, va aggiunto che l'Inter non è d'accordo con partire con la Coppa Italia, neanche la Juventus. E il Napoli invece sì, secondo me in maniera furba. L'Inter addirittura minaccia con Marotta di far giocare la primavera, cosa che mi sembra poco realizzabile. Però ecco, 3 squadre su 4 impegnate in Coppa Italia non vogliono giocare subito. Il Napoli secondo me in maniera furba invece sì, e vi spiego perché. Vi spiego anche perché non sono d'accordo con il presidente del Milan. Ricordiamo che il Milan al ritorno in Coppa Italia avrà assente Ibrahimovic, oltre che perché è infortunato, prima di tutto perché è squalificato, Castillejo e pure Theo Hernandez. Sulla carta, se le cose vanno come devono andare, purtroppo in questo momento c'è poca storia, perché il dislivello tecnico è notevole, soprattutto dopo le assenze per squalifiche di cui abbiamo detto sopra. Per questo secondo me sarebbe meglio giocare subito con la Juventus e non a regime, perché se si gioca subito i reali valori potrebbero non emergere dopo un periodo di inattività così lungo, forzato e anomalo. Rischiano di esserci delle sorprese, come di fatto dopo una sosta invernale la prima partita soprattutto regala delle sorprese. In questo momento a maggior ragione, perché sono stati 3 mesi di stop e non sappiamo poi come le squadre scenderanno in campo, gli equilibri potrebbero cambiare e quindi il Milan potrebbe secondo me avere qualche chance in più di superare la Juventus e di approdare poi in finale. Dall'altra parte mi direte, avete ragione, però se va in finale subito non c'è Ibrahimovic, e questo è vero. Però poi se arrivi in finale sono 90 minuti secchi, magari hai appena superato la Juventus, vai sulle scia dell'entusiasmo e puoi anche battere, credo, una delle due squadre, il Napoli o l'Inter, magari anche più agevolmente. Al momento sembra più in vantaggio verso la finale il Napoli,
quindi il Milan ha tutte le chance, anche senza Ibra, di poter poi vincere la finale eventualmente. Per questo non capisco l'ostracismo del Milan, questa opposizione di fronte al calendario. Intanto, per arrivare in finale dove non avresti Ibra, devi arrivarci e devi superare la Juventus, che è l'ostacolo principale. Farlo subito, secondo me, ti dà qualche chance in più. Poi magari la Juve stravince, ci sta. Ma farlo a regime, magari a fine agosto, secondo me, a quel punto davvero c'è poca storia. Questa è la mia idea, anche perché il Milan in campionato non ha un vero e proprio obiettivo, salvo che poi arrivino i playoff, quindi deve superare, se possibile, il Napoli e arrivare almeno nelle prime sei. La Juventus invece ha, a livello di preparazione, l'obiettivo di arrivare bene, di fare bene il campionato, ma soprattutto di arrivare bene ad agosto, quando avrà il ritorno con i Lioni in Champions League ed eventualmente giocarsi in 15-20 giorni anche la Champions League stessa. Il Milan invece ha il vantaggio in questi 15 giorni di fare una preparazione mirata proprio a partire fortissimo e giocarsi tutto subito, perché il vero obiettivo del Milan, seppur difficile, è giocare appunto e provare a vincere questa benedetta Coppa Italia. Quindi prepari tutto subito e vai a cannone, poi il resto del campionato chi se ne frega, tanto insomma sembra tutto abbastanza scritto per il Milan, che ha poche speranze, a meno che non si vada ai playoff, che ricordiamo il piano B, e noi vi abbiamo descritto lo scenario particolare in un video settimana scorsa. Detto questo, andando poi a vedere nel dettaglio, il Milan è vero che non ha Ibrahimovic, a oggi poi nel borsino in giù c'è Kessié, perché Kessié non si è ancora allenato con il gruppo, dovrebbe fare il secondo tampone e superarlo. Gli altri però bene o male stanno bene. In casa Juve c'è l'incognita di Dybala, perché è stato comunque alle prese con questo virus per un mese abbondante, quindi non si sa poi come sia adesso in condizione oppure no. E c'è l'altra incognita, Higuaín, che è tornato un po' con il muso lungo dall'Argentina, e quindi non si sa se sarà esattamente sul pezzo oppure no. Di fatto uno dei due deve giocare e ci sono incognite su entrambi. Per questo non sono d'accordo con il Milan, mentre il Napoli, in maniera furba, dice: giochiamo subito, perché è consapevole che subito gli equilibri potrebbero essere anche sorprendenti, quindi giocarsi maggiormente le sue chance per provare a vincere questa Coppa Italia. Ha un risultato molto favorevole all'andata, dovrà fare il ritorno tra l'altro in casa e poi affrontare una tra Juve e Milan, eventualmente se andrà in finale, appunto. Quindi condivido molto di più l'atteggiamento del Napoli rispetto a quello del Milan, che dovrebbe guardare un po' più al senso pratico più che al lato sportivo. E questa è la mia scelta, capisco che possa essere discutibile, voglio sentire anche la vostra per capire un po' da che parte state. È meglio affrontare subito la Juve o affrontarla poi a regime? Io dico meglio affrontarla subito, e poi la finale si può vincere comunque, anche senza Ibrahimovic. Intanto arriviamoci. Poi vorrei commentare con voi anche altre novità che riguardano il budget, perché in un primo riscontro, diciamo in un primo confronto meglio con l'entourage di Elliot, non avevo avuto, vi parlo di 3 settimane fa, una vera e propria stima per quanto riguarda il budget. Nelle ultime ore invece mi hanno fatto capire cose diverse, e cioè che il budget mercato dovrebbe essere così composto: una settantina di milioni di euro più metà circa, poi insomma questo è un dato un po' approssimativo, metà delle cessioni. Queste nelle idee, poi insomma bisogna scontrarsi anche con la realtà. Fosse così, sarebbe sicuramente un budget molto interessante. E quello che vi avevo detto anche in un video, che mi era stato riferito, Ragnik è uno che fa spendere. Non è vero che prendendo i giovani te la cavi con pochi soldi, anzi, i giovani costano, non chiaramente come un top player. Ma se il progetto è quello di rivoluzionare la squadra con tanti giovani, allora devi spendere 20 milioni, 25, 15, 20, e poi se sono tanti acquisti servono dei soldi, servono delle risorse fresche da investire. L'idea, ripetiamo, è questa: se fosse così sarebbe sicuramente un calciomercato importante per rivoluzionare la squadra. Devo dire che Amstad e Moncada si stanno già muovendo da diverso tempo. Soprattutto Moncada è uno che è fissato ovviamente con il suo lavoro, con i dati, ha un database in cui mette tutte le varie componenti e sta lavorando appunto per portare al Milan giovani interessanti, ma
Un'altra cosa che mi è stata fatta capire è che comunque arriverà anche qualche giocatore di esperienza. Qualche, non so dirvi se è uno, non so dirvi se sono due o se sono tre, ma credo che quello che ho capito non sarà un calciomercato fatto esclusivamente di giocatori giovani, ma anche qualcuno che ha esperienza, perché l'esperienza è importante, l'abbiamo visto con l'arrivo di Zlatan Ibrahimovic proprio in questa prima parte di stagione. Vi ricordo ancora una volta alle ore 17 la diretta del nostro avvocato del diavolo Emiliano Nitti. Vi ricordo anche nella sezione community potete fare le vostre domande. Ho fatto un post in cui chiedo le vostre domande perché poi credo domani risponderò a tutti in un video. Quindi potete parlare di calciomercato, potete parlare della cessione della società, della questione Coppa Italia, che però vi invito a commentare anche in questo video. Di Elliot, di tutto quello che volete, Arnaud, chi più ne ha più ne metta. Vi ringrazio, se vi va, appunto, condividete i nostri video sui vostri social così che possiamo allargarci sempre di più e puntare i 10.000. C'è un'altra iniziativa editoriale che stiamo imbastendo con i colleghi, in particolare con Michael Cuomo, in riferimento appunto a Milanello, che insomma spero vi possa trovare felici. Ve ne parlerò prossimamente quando insomma il tutto sarà un po' più concreto, però si sta muovendo e sta facendo i primi passi. Quella che diventerà un'altra nostra piccola creatura, ma anche vostra, perché come sapete Milanello è una community rossonera. Oggi con 7.000 tifosi rossoneri che hanno il Milan nel cuore, un domani chissà quanti saremo tutti insieme. Grazie ancora e vi lascio. Ricordandovi la diretta alle 17, l'avvocato Nitti, da non perdere. Ciao!